Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo video, vlog, parcheggio. Come state? Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti innanzitutto. Buona domenica a tutte. Sì, sto registrando questo video in domenica, magari poi lo carico domani, vediamo, non lo so. Tanto mi sono belle truccate tutto quanto. Niente, era solo per un breve video chiacchiericcio, chiacchiere. E nulla, e mostrarvi un po' di cose. Allora, mostrarvi più che altro, parlarvi di alcune cose. Allora, oggi mi sono truccata con questa palette qui della Flawless 4, questa qua che adoro, è bellissima, piace davvero tanto. Mi piace perché ha dei bei colori. Questi sono i colorini che mi piacciono davvero tanto a me, questo qua, questa. Non so cosa si possa vedere, ma questi sono i colori, vedete? Poi, come colore nella rivestita dell'occhio, tipo cajal, ho utilizzato questo nero qua. Questo si vedrà qualcosa, sì. Questo nero. Allora, piccola premessa, se vedete la luce è più bella, credo. Così può essere. Perché ho, come si dice? Ho la finestra aperta, bella spalancata. Poi, come mascara e correttore, ho utilizzato, sto tuttora utilizzando la Rimmel, solo questa mascara qua. È inutile che vi faccio vedere lo scovolino, tanto lo sapete già, lo conoscete. Poi, come correttore, ho utilizzato il Maybelline New York Cancella Età. Stop. Buonissimo, mi piace da morire. Buono, che altro? È un po' complicato perché questa spugnetta che come la usate subito si insozza, ma vabbè, io non so perché mi fa così, vabbè, niente. Allora, poi, perché mi vedo tutta curiosa? Aspettate un attimo, ok, la luce si dovrebbe vedere meglio, ma vabbè. E vabbè, niente. Allora, come correttore lo potete vedere. Aspetta un secondo. PS, se ti tiro un rumore di macchina perché sotto abito proprio dove c'è la strada, e quindi nella strada davanti a casa mia sporge la finestra, e quindi sentite le macchine. Quindi perdonatemi se sentirete il chiasso delle macchine o motorini vari, vabbè. Comunque, ho preso due bronzer, li ho fatti un mix di questo della Essence, questo qua Essence, e della Rimmel, fatto in due, l'ho mischiato in due cose. Poi, sì, oggi mi sono truccata per uscire, sono uscita, non vi dico dove sono andata perché tanto lo immaginerete, sono stata messa, ma vabbè, dettagli, non mi importa fregate meno, ma ve l'ho detto lo stesso. L'illuminante della Make Up Revolution, infatti non so se possa vedere, ma mi sono bella fatta una bella striscia di illuminante. E vabbè, allora se mi riesce di chiuderlo, perché non è detto. Aspettate un secondo, no, non ci riesco. Stop e torno subito. Ok, ecco qua, ci sono riuscita. Illuminante chiuso, bello da vedere, ma anche bello da applicare, e si sfuma in un nanosecondo, bellissimo, adoro. Vabbè, adesso non me lo potete vedere, però mi sono truccata come meglio potesse piacere a me. Non si vede niente, ma vi dico che a me piace questo trucco. Non so a voi, ma a me piace molto. Per voi può essere chissà che cosa, nulla di che, ma a me piace sinceramente. Sì, mi vedete senza rossetto perché oggi ho lasciato più importante gli occhi, cioè ho voluto esagerare più con gli occhi e le labbra, lasciarle al naturale possibile. Ho messo un filo solamente di burro cacao e altro niente. Vabbè, stavo pure sputacchiando, andiamo bene, fantastico, top. E niente, poi. Come burro cacao, niente, appunto. No, burro qualcosa, niente. Ho preso quello della Defense Labrow Sun. Ho preso sapone e profumi che non so, forse ce l'ho qua da sta parte. Sì, no, non l'ho aperto, ma
non ve la apro la borsa, anche se dentro c'è il Muraco. È lo stesso che vi dico tante volte quando mi faccio chiedere di vittime con voi. Mentre questo era il mio beauty del giorno con questa essence e l'altro che dove l'ho messo, eccolo qua. Allora, rimel e essence fenomenali. Vabbè, il rossetto intanto vado a mettere, ho questo qua della Make Up Revolution solo però in inverno, perché d'estate veramente potrei veramente sembrare non so cosa, un vampiro, ma anche no, grazie. Questo è il rossetto che metto d'inverno, ovviamente, non sempre, ma ogni tanto lo metto. Non solo per il, non solo per il carnevale, ma anche per Halloween. Però adesso che come siamo in estate, perché non esagerare con questo qua? Con questo color. Cosa è uscita la mostra? Sì, infatti. Con questo color rosso. Corallo, diciamo di sì, un corallo. Vedete? Sì, un corallo. Bellissimo, piaceva morire. Questo The Dry Brochet, ma io lo metto poco perché adesso come adesso non me la sento di. Vabbè, niente. Già, aspettate un secondo che mi rimetto gli occhiali. Questo era. No, non si vede. Questo è Andiamo di là. il mio colore degli occhi, ovvero il mio ombretto, come potete ben vedere. E niente, Meglio siete appoggiati sopra una sedia, sempre col cavalletto su, però ti farò vedere un po' come il colore del mio ombretto. E nulla, questo è il mio bronzer, fatto la buona, diciamo. E niente. Cosa che non ci interessano a noi, questa è la spilletta, bellissima. E niente, questo era il vestito, così come vedete voi. Diciamo che c'era tanta gente oggi alla Santa Messa, c'era tanta gente, tanta mobilità, era un bel po', tanta, sì, diciamo di sì. E niente, quindi mi è piaciuto molto come era situata oggi il momento della chiesa, tutto quanto. E niente, è stata una bella domenica, anzi lo è ancora perché siamo ancora in domenica, ma va scontato, ma vero. Mi è piaciuto molto accompagnare mia nonna alla Santa Messa, perché no, è bello. Aspettate un secondo. Era davvero molto Non bello. so quanti Sì, minuti ho parlato, sì, 9 minuti. E niente. Forse sto video lo taglio, non lo so, vediamo. E noi ci si becca a un prossimo video. Ok, ragazze, ciao. Un bacio e buona domenica a tutte.